A proposito di piscine ed inverno, mi hanno sgridato. Quindi, giustamente, io dico, facciamo un passo indietro e voglio proporre l'alternativa a quello che, come faccio vedere sempre, tutti gli anni e anche recentemente, quello che è lo svuotare, il recuperare l'acqua per bagnare il giardino e asciugare, pulire e mettere via la piscina per farla durare più anni possibili. Mi hanno praticamente scritto in privato: oh, guarda Gabriele, guarda che ti sbagli, non c'è bisogno di mettere via la piscina, tu sei un pazzo perché fai tutto questo lavoro atomico tutti gli anni, tira fuori, metti dentro, tira fuori, guarda che sbagli, queste piscine le puoi lasciare fuori tranquillamente tutto l'inverno. Io dico che non va bene. In ogni caso, anche se le lasciamo fuori, vanno sempre comunque pulite perché bisogna fargli affrontare l'inverno. Quindi, stesso lavoro che si fa per metterla via, lo si deve fare per ripararle dall'inverno, perché se voi gli lasciate su dello sporco, dell'unto, dello zucchero, delle manate, del grasso, delle macchie in autunno, in primavera le trovate belle fissate per bene. Poi devono passare il gelo, devono passare la pioggia, l'umidità, la nebbia. Qui al nord c'è la nebbia che fa diventare tutto grigio. Ecco, secondo me non va bene. La piscina deve sopportare innanzitutto, se è esterna, dei pesi enormi di ghiaccio, soprattutto qui al nord, che spaccano i teli, spaccano le plastiche, spaccano la copertura. E quindi, insomma, bisogna utilizzare anche degli appositi prodotti che non costano proprio poco. Sì, c'è la comodità che non di starli a mettere dentro e mettere fuori, ma secondo voi, guardate un po' sta foto, quanti anni può durare una piscina che fa sta vita qua? Gli fate fare 3 anni e poi la buttate via, mentre invece se gli fate fare dentro e fuori tutti gli anni, e non è un problema di costi, perché con tutti i prodotti chimici che vanno usati, alla fine costa uguale, non è che spendi di più. E poi in primavera rischiate di trovarla così, se non fate le cose correttamente, e anche se le fate correttamente, quantomeno così, un po' torbida, un po' tanto torbida, ve la ritrovate. E quindi bisogna lavorare ancora di chimica, di filtri, di pompe, sempre che non la troviate addirittura così, perché dove fa freddo freddo queste cose non succedono perché non si forma tutto questo muschio. Però in ogni caso quello che sono le pompe, tubi, filtri eccetera vanno messi via comunque, perché se prendono la botta di freddo questi qua li buttate via e non costano neanche poco. E poi bisogna acquistare questi prodotti qua, ve li metto dopo in descrizione. Sono degli svernanti, sono una specie di antigelo, contengono anche dei prodotti chimici che limitano le alghe, i batteri. E quindi bisogna prenderli, guardare, controllare bene qual è la soluzione giusta, la diluizione giusta, e versarli all'interno della piscina. Ma soprattutto vanno coperte, quelle esterne e anche quelle interrate. Vanno coperte bene con i teli. Bisogna dire che le piscine interrate hanno un sistema di svernamento automatico, e quindi hanno meno problemi di quelle esterne, mentre invece quelle esterne corrono anche il rischio di rompersi le plastiche, di farsi delle crepe, di bucarsi, di essere assaliti dai roditori, di trovarci dentro qualche uccello morto, qualche rana, foglie. Quindi bisogna chiuderle bene, e anche se chiudete bene, state tranquilli che qualcosa entra. Io preferisco il vecchio sistema, quello che vi ho fatto vedere, questo. Tacco il mio beccuccio, la canuccia, la svuoto, la pulisco. Sono 2 ore di lavoro il primo giorno per pulire e svuotarla e un'oretta di lavoro il terzo giorno dopo che si è asciugata per piegarla e metterla via. Vi ho fatto vedere il video dedicato, anzi andate a vederlo perché è molto molto utile e spiegato molto bene su come si fa a svuotare la piscina per bene. Mi ero anche arrabbiato con i produttori di piscine perché non fanno il tappo abbastanza in basso. Quindi ora l'ho detto, l'alternativa allo svuotare e rimontare tutti gli anni la piscina, pulirla, rimetterla dentro, tirarla fuori, è quello di lasciarla lì. Secondo me, una piscina che normalmente dura 10 anni, in questo caso ne durerebbe forse 3, perché poi comunque anche le parti esterne diventerebbero sporche, le parti metalliche arrugginite, mentre invece se l'inverno lo fanno messo via belle all'asciutto, durano molto di più, però bisogna lavorarci, vedete voi, soprattutto ultimamente che queste piscine qui hanno fatto un salto da 350 euro a più di 1000 euro l'una, stesse piscine, chissà perché nel giro di 2 anni si è triplicato il prezzo, quindi chi ce l'ha gli conviene davvero tenersela buona e io francamente me la conservo. Chi invece decide, ahimè, di tenerla fuori,
Allora, lo invito a seguire i consigli che ho dato, che non me li sono inventati io, ma ho cercato sul web, ho guardato sui siti dei produttori di piscina che consigliano come fare. Utilizzate i prodotti anche se sono un po' costosi, alla fine spendete come se doveste cambiare l'acqua, però vi risparmiate il lavoro. E però tenete conto che la piscina vi durerà molto meno, mentre invece così durerà molto di più, in cambio di un pochino di lavoro. Spero che questo video vi sia utile. Iscrivetevi e venite in descrizione a visitare i vari link dei social, dei prodotti e di tutto quello che scrivo. Ciao a tutti e grazie per la visualizzazione.